Questa azione si sta svolgendo su una zona di grotto molto battuta da pescatori di ogni tipo. La profondità è esigua ed apparentemente il posto è deserto, ma anni fa notai delle corvine intanarsi, infilai la testa dove erano sparite ed appresi che sotto quel grotto, circa 6-7 metri all'imboccatura della tana, si sviluppava un ampio taglio pieno zeppo di corvine, che però risultano imprendibili in tana perché dal buco entra soltanto un fucile corto. Mentre per sparare servirebbe un cannone con rischio tra l'altro di incastrare l'asta. Meglio quindi cercare di sorprendere i pesci all'agguato. È molto raro trovarne qualcuno allo scoperto, ma se l'agguato è ben studiato nel percorso e nell'esecuzione, può ancora capitare di prendere una bella corvina, come in questo caso in poca acqua. La difficoltà maggiore in questo caso è stata agguatare sul fondo che offre pochi e bassi ripari ed è proprio questa difficoltà a darmi una grande soddisfazione le poche volte in cui riesco a prendere un pesce in questo punto. Altra azione in poco fondo. Si tratta di una franetta apparentemente insignificante, anche per la scarsa profondità a cui si trova, ma che nelle condizioni giuste, in un punto preciso, può regalare qualche bella mascaltra corvina. Fondamentale qui è far partire il percorso all'agguato da terra verso il largo e da una buona distanza, perché i pesci non devono né vedermi e né sentirmi, altrimenti nemmeno li vedrei. Il termoclino è visibile ad occhio nudo. Ed è proprio questa particolare condizione, cioè termoclino molto alto e violento, che qui fa risalire le corvine a quote in cui normalmente si andrebbe soltanto a fare il bagno o snorkeling. Ed eccola qui. Localizzo una corvina che però non sparo, perché l'asta andrebbe a sbattere rovinosamente contro lo scoglio che sta a fianco del pesce. Questa attesa del momento più opportuno per sparare mi premia, perché così facendo ho avuto la fortuna di localizzare un'altra corvina più grande e posta in una posizione migliore per scoccare il tiro. Si tratta di pesci che vivono praticamente sottoterra, la ricerca in tana qui non è più fruttuosa come poteva esserlo un tempo. Sicché cerco di fare in modo che sia la montagna, per così dire, ad andare da Maometto, cioè dire, nei momenti che ritengo più opportuni, cerco di sorprendere questi pesci quando escono o potrebbero uscire allo scoperto. La tecnica di solito è un agguato con aspetto finale. La stessa tecnica, le stesse condizioni, ma ad una profondità leggermente maggiore. Qui saremo intorno ai 15-16 metri. Si possono osservare in quest'altra circostanza. Sono i primi giorni di primavera. L'acqua è fredda, ma conosco un gruppo di pietre sotto cui vivono corvine di varie dimensioni. Il problema è che queste corvine escono allo scoperto raramente e non è dato sapere in anticipo da quale buco sbucheranno. Per cui mi tocca innanzitutto effettuare uno o più aspetti di ricerca intervallati da qualche spostamento e poi, una volta individuata la preda, tentare la cattura cercando di essere più preciso possibile.
Da questo appostamento non sono riuscito ad individuare nessun pesce, per cui decido di spostarmi alla ricerca di un'altra postazione da utilizzare come, tra virgolette, osservatorio. Però, cosa abbastanza inusuale, diciamo così, almeno per me, proprio durante questa fase di spostamento riesco ad individuare una corvina. Si tratta di un pesce solitario che provo a far avvicinare con un semplice aspetto. Lo stratagemma sembra funzionare e colpisco questa corvina, però non sono preciso. Il pesce è preso malissimo e, come spesso mi capita in questi casi, quando è in sagola, risalgo e recupero velocemente nella speranza che la preda resti paralizzata. Fortunatamente la cattura è andata a buon fine, ma come si può evincere dalle immagini, veramente per un pelo. Il pesce l'ha preso veramente male. Altra frana, ma un po' più giù, sui 20 metri di fondo. Si tratta di una zona in cui le catture di maggiori dimensioni solitamente si fanno ancora più giù, dove i massi muoiono sulla sabbia attorno ai 34-35 metri, ma che più su, nella fascia intermedia in cui appunto io sto lavorando in questo momento, è abitata da corvine che però non abitano sotto pochi massi in una zona circoscritta, limitata, ma si spostano di continuo al coperto e possono sbucare ovunque lungo questa grande frana. Ad oggi qui non ho mai localizzato questi pesci in caduta, ma sempre dopo dei lunghi spostamenti, il che rende questo tipo di pesca, almeno per quanto mi riguarda, impegnativa, anche quando non si svolge nell'abisso, anzi. Molto spesso è pure più impegnativa per via della durata delle apnee, che sono spesso dinamiche e di conseguenza di un lavoro muscolare prolungato. Per cui si tratta di una tecnica decisamente pericolosa da eseguire. Localizzo i pesci in lontananza, tento un avvicinamento al coperto. Ma una volta affacciatomi non ritrovo le corvine allo scoperto laddove le avevo localizzate. Tuttavia, guardandomi bene attorno, mi accorgo che da un buco sbuca una bella coda e così l'agguato si conclude con un tiro in tana. Non mi è dato sapere se questo pesce appartenesse allo stesso branchetto individuato in precedenza o se si trovasse casualmente all'imboccatura di quel buco, anche perché poco prima di scoccare il tiro ho notato due corvine allo scoperto, ma ad una decina di metri di distanza da me. Comunque sia, in entrambi i casi molto probabilmente ho commesso qualche errore, magari urtando inavvertitamente qualche roccia, in fase di avvicinamento. Errore che ha messo in allarme i pesci, sicché questi o si sono indanati oppure allontanati di diversi metri. Mi capita spesso quando osservo i video che mi ritraggono in azione, meglio, molto meglio se si tratta di immagini immortalate da un cameraman che mi segue, quindi non in soggettiva, di notare degli errori, errori di cui però non mi accorgo sul momento, per cui trovo che la possibilità di rivedersi in video, magari seduti comodamente a casa, possa offrire un valido aiuto per migliorarsi. Fine autunno, l'acqua fredda mi ha costretto a rispolverare l'attrezzatura invernale e quindi completo da 7 mm qualche chilo in più in cintura, ma il posto in cui mi sto immergendo si trova ad una profondità comunque estiva, almeno per i miei standard. Tra l'altro mi sorprende anche una bella, tra virgolette, corrente contraria rispetto alla mia direzione di nuoto,
Insomma, per farla breve, l'azione diventa impegnativa e richiede attenzione e prudenza da parte mia. All'ombra di un masso che conosco bene, noto del movimento, ma non riesco a localizzare con esattezza i contorni di due cernie che di conseguenza riescono a girarsi e ad allontanarsi verso pietre più fonde, prima che io riesca ad inquadrarne una e sparare. Ma proprio quando sto per staccarmi dal fondo per risalire, noto con la coda dell'occhio due grosse corvine che forse pensavano di sgattaiolare verso il largo anch'esse alla chierichella. Ma per una è andata male, praticamente ho eseguito un tiro piazzato. Ma l'azione è stata interessante, almeno dal mio punto di vista, perché mi ha confermato che le corvine hanno l'abitudine di spostarsi da un masso all'altro quando il pescatore è in risalita. E l'errore di questi due pesci, in questo caso, è stato quello di anticipare un po' troppo quello spostamento, fortunatamente per me.